Allora, Andrei, direi di cominciare. Come siamo, Raio? Sono le 18:45. Direi che è il momento. Vai, di due parole tu e poi se vuoi mi lasci Sì. partire. Allora, volevo salutare tutti e ringraziare tutti quelli che si sono collegati e ci dedicano quest'oretta per questa bellissima iniziativa che abbiamo organizzato con Eurosub Attrezzature Subacquee, nonché Centro Subacqueo SSI a Portici, quindi Napoli, Campania, in collaborazione con l'istruttore SSI Andrea Costantini, il quale questa sera ci presenterà questa macchina che è un rebreather a circuito semichiuso che ha diciamo delle peculiarità importanti. È per la prima volta che è stato messo sul mercato da un'azienda leader importante, ma soprattutto con delle certificazioni CE, perché se insomma in giro ci sono molte macchine similari che però non hanno tutte queste certificazioni, però poi diciamo la Mares ha fatto un ottimo lavoro avendo unito la partnership con la Rivo, che è un'azienda, se non erro, belga, che costruisce da qualche anno rebreather di un certo livello di certe prestazioni. A questo punto lascio la parola ad Andrea Costantini, che è lui che ci darà tutti i dettagli della macchina. Per quanto riguarda le domande e la parte commerciale sui costi, i corsi, eccetera, poi ne parliamo in un secondo momento o a fine serata, magari con le domande che riattiverò l'audio a tutti. Vai, Andrea. Bene ragazzi, prima faccio un ringraziamento a Ciro ovviamente che ci ha organizzato questo bellissimo incontro nel quale sto rincontrando dopo tanto tempo un sacco di amici e mi fa tanto tanto piacere per me questa sera. È veramente un onore essere in mezzo a tanta bella gente. Detto questo, per chi invece non mi conosce, vedo ormai 65 partecipanti, quindi ci sarà qualcuno che non mi conosce sicuramente. Io sono Andrea Costantini. Sono un trainer SSI, mi occupo di commerciale Mares per la mia zona, ma comunque in questo momento sto partecipando a questo progetto Horizon per conto di Mares e per conto di Revo. Un progetto abbastanza ambizioso, non è sicuramente la prima azienda che costruisce rebreather circuiti semichiusi, ma sicuramente grazie alla collaborazione di questa Revo acquisita ormai da un paio d'anni siamo arrivati ad un livello di qualitativo ottimale e stiamo creando un prodotto, abbiamo dei progetti in ballo di prodotti molto molto interessanti. Quindi con Mares e Revo stiamo lanciando questo progetto che è partito ormai da un paio d'anni. Vi ricordate chi di voi è venuto in Eudi nel 2019, 18-19? Abbiamo presentato il primo prototipo dicendo che nell'arco di un anno saremo usciti. Tutti voi sapete quello che è successo nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni, quindi c'è stato qualche ritardo sicuramente, ma abbiamo preferito nascere e mettere sul mercato un prodotto super testato prima di fare errori, cosa che si fa quando si ha la fretta di arrivare sul mercato con un prodotto nuovo. Non siamo nuovi nel settore perché grazie a Revo, ripeto, è un'azienda che da anni si occupa di rebreather, non abbiamo solo da imparare da loro. La Mares, come nel 2014 ha acquisito SSI, dopo aver acquisito anche SSI, ha pensato che forse per chiudere il cerchio sarebbe stato utile anche buttarsi sui sistemi chiusi e semichiusi. Da lì, dall'esperienza Revo, nasce il prodotto Horizon. Quindi tornavo a me, sono un trainer SSI, mi occupo di Mares, ho un diving in Salento, ma questo conta poco. Quello che io farò in questa serata sarà divulgare, far capire, togliere qualsiasi dubbio in merito alla macchina e mi farà veramente un piacere immenso rispondere a qualsiasi domanda. Non abbiate paura di fare domande perché, come ben sapete, di domande stupide non esistono, ma soltanto risposte stupide. Cercherò di non darmene. Però fatele perché ci sono un sacco di leggende metropolitane riguardo questa macchina, un sacco di gente che incontro tutti i giorni al mare
che pensa che sia il contrario di quello che è o che comunque sia difficile il tutto, sia impossibile. È una macchina che è nata per essere approcciata a chiunque, quasi a chiunque, facile da usare, e quindi fatele le domande. Se volete, se avete il dubbio, scrivete in chat, cercherò di rispondervi in diretta, o altrimenti, se sono veramente tante le domande, le sposteremo eventualmente verso la fine della serata. Cercherò di essere breve, anche se non mi sarà molto facile. Cercherò in un'ora, un'ora e un quarto di chiudere la presentazione, però mi farà piacere rimanere con voi anche ad oltranza per chiacchierare, parlare, discutere, in modo che alla fine di questa serata nessun dubbio, almeno per le 65 persone che sono presenti stasera, possa essere divulgato in modo errato in giro per l'Italia, perché purtroppo ne sto sentendo veramente di tutti i colori. Ringrazio Ciro, quindi ringrazio Eurosub di Portici a Napoli, che è un bel centro SSI rinnovato, mi diceva, nella sua struttura, quindi una persona che contro ogni Covid, contro ogni situazione attuale, si sta dando da fare per portare avanti l'industria della subacquea, che in questo momento soffre di una malattia data non solo dal Covid, ma dalla situazione economico-sociale che passa l'Italia ormai da qualche anno. Quindi la subacquea, dopo gli anni 90, in cui ha avuto un bellissimo exploit, sia nell'ara sia nell'apnea, nei 2000, negli anni 2000, col nuovo millennio, diciamo che c'è stato un crollo dovuto purtroppo a una crisi economica che tutti conosciamo. Però Ciro si è rimboccato le maniche e sta andando avanti per la sua strada, così come bisogna fare in questo momento. Bene, io a questo punto direi che vi faccio un riassunto veloce di quello che saranno i nostri argomenti stasera. Parleremo prima di tutto di cosa significa SCR, cos'è un SCR e come funziona un SCR. In particolare, ovviamente, ci soffermeremo su Mares Horizon e sulle sue peculiarità, sulle sue caratteristiche, che ripeto, non voglio dire che è il primo SCR sul mercato, non voglio dire che abbiamo inventato l'uovo di Colombo, assolutamente. Siamo coscienti che un SCR, l'SCR è storia vecchia, ma vedrete che grazie alle particolari caratteristiche di questa macchina, per tante cose è veramente un'innovazione. Quindi io a questo punto, Ciro, se mi permetti, condividerei lo schermo. Vai. E partirei con... Mi hai disabilitato, Ciro. Mi dovresti abilitare la condivisione dello schermo. Ti ricordi l'altra volta anche avevamo questo problema? Vai. No, a me la devi abilitare, non a te. Ok. Adesso sto visualizzando il tuo. Ciotola, dove sei? Un attimo di pazienza, ragazzi. Sei fatto. Hai sui tre pallini. Ce l'hai il tuo webmaster a portata di mano? È veramente in linea con noi, però... Ah, ok. Webmaster, dagli una mano. Ma i tre pallini sono quelli celesti? Senti. Intanto, ragazzi, se dovreste avere qualche domandina per ingannare questi minuti, aspetta. Iniziate pure nuova condivisione, nuova a destra, un po' più a destra, sì. Nuova condivisione. Aspetta. Ti ho mandato una domanda in chat. Ciao Andrea. Ciao, Ciao, sono Guido da Torino. Ehi, Guido! È uno zainetto con le bottiglie dentro? Sì. Di grappa, però. Mannaggia. No, anche prosecco, non lo so, dipende dalla zona, anche prosecco.
Qui andiamo di primitivo, eh. No, stanno qui dietro le bottiglie, tranquillo, adesso te le faccio vedere. Spettatore post riunione, cioè quelli sono quelli che tu puoi abilitare. Ci sei? Forse ce l'hai, aspetta, fermati. Adesso state vedendo il mio video, giusto? No, io vedo sempre quello di Ciro. Non vedete il mio adesso? No, quello di Ciro. Stai visualizzando lo schermo di Ciro dell'anno. Adesso ecco. Ci siamo. Ci siete? Yes. Sì. Sì. E nacque. Bene. Mares Horizon, quindi dicevo, condividerò il mio schermo in modo che sia una presentazione, tanto della mia faccia non ve ne frega niente, mi vedete in piccolo lì, ma ripeto, l'importante è che sia chiaro tutto quello che vi dimostro. Ciro, riesci a registrare? Sì, stiamo registrando. Dicevo quindi, parleremo di Horizon, parleremo di caratteristiche principali di questa macchina, di questa SCCR della Mares, ma anche di Revo, della sua semplicità e sicurezza. Gli argomenti principali saranno, prima di tutto, capire come funziona un SCR, cosa succede in un SCR. Mi perdoni chi è del mestiere e chi di SCR ne parla di sette lingue, vedo tanti esperti di subacqueo in linea, quindi mi fa piacere anche qualche domanda un po' più tecnica, assolutamente non mi tiro indietro, però farò una presentazione abbastanza per tutti, in modo che sia comprensibile veramente a tutti i livelli. Poi eventualmente per qualche domanda un po' specifica, dopo la presentazione per tutti, ci fermiamo con chi vuole fare qualche domanda più tecnica. Quindi dicevo, vediamo un attimino cosa succede ad un in un SCR. Facciamo finta di respirare in un sacchetto qualsiasi di plastica nel quale noi espiriamo ed inspiriamo. Buttiamo dentro l'ossigeno, l'anidride carbonica e l'azoto della nostra espirazione. Dopo qualche atto respiratorio, da questo sacchetto inizierà a tornarci indietro una percentuale di ossigeno sempre inferiore, che è partita da quel 20%, 19% della prima espirazione, e man mano che io inspiro ed espiro, la percentuale di ossigeno ovviamente diminuirà. Bene, se invece in questo sacchetto io ci metto del nitrox, partendo da una percentuale che, come vedete nella slide, diciamo ipoteticamente un 36%, giusto per dare qualche numero a caso, questa percentuale di miscela ricca di ossigeno mi permetterà di respirare da questo sacchetto un po' di più, finché il mio ossigeno non arriverà a quella percentuale che chiamiamo nei corsi tecnici ipossica, che mi darà inizierà a dare qualche problemino. Bene, quindi questo è quello che succede se io inspiro ed espiro in un sacchetto. Aumenterà l'anidride carbonica, gas molto pericoloso, perché come sanno i più esperti, l'anidride carbonica come anche il monossido di carbonio in particolare si attacca all'emoglobina molto velocemente, e la cosa ancora più grave è che diminuisce la percentuale di ossigeno. Quindi io cosa devo fare per cercare di continuare a respirare in questo sacchetto? Devo eliminare l'ossigeno, l'anidride carbonica che il mio consumo metabolico produce dal bruciare l'ossigeno, e arricchire l'ossigeno per darmi la possibilità di continuare a respirare. Bene, questo è quello. Scusate il disegno, ma l'ho fatto in 10 minuti adesso prima di venire tornare in ufficio. Non sono un disegnatore, ma spero che sia abbastanza chiaro. Eliminiamo l'anidride carbonica. Come fa un SCR ad eliminare l'anidride carbonica? Semplicemente creando un loop respiratorio, questo qui. Per loop si intende tutto l'insieme del circuito respiratorio, compreso anche le vie respiratorie, quindi polmoni, la trachea, gli spazi aerei, eccetera, eccetera. In questo loop respiratorio, nel caso di Horizon, in senso antiorario, mi arriverà la miscela ricca di ossigeno dal lato destro, così come vedete,
puntini verdi, espirerò una miscela povera di ossigeno ricca di anidride carbonica, questa anidride carbonica va nel sacco di espirazione, si infila nei filtri che nel caso di SCR Horizon e di Revo in generale sono due, poi dopo vi spiegherò tecnicamente perché, inizia a filtrare, a fissare l'anidride carbonica con un processo chimico che è dato dal Sofron Lime 797, che è quello che comunque la casa costruttrice consiglia, un processo chimico, giusto per accennarvi, così poi non lo ripetiamo dopo, è l'idrossido di calcio con l'idrossido di sodio, con l'idrossido di potassio, che sono i tre componenti fondamentali del Sofron Lime, che a contatto con l'anidride carbonica si muta, trattiene l'anidride carbonica stessa, mutando e trasformandosi in carbonato di calcio innocuo e producendo acqua a temperatura. Quindi questo è il processo chimico che fissa l'anidride carbonica che noi espiriamo. Fissata l'anidride carbonica della mia espirazione, passa in un secondo filtro, che nel caso di Horizon è un filtro solo ridondante, che non utilizziamo finché tutto funziona. La mia miscela, ormai povera di anidride carbonica, arriverà nel sacco di ispirazione dopo essere stata integrata di ossigeno, che vedremo come lo vedremo nella prossima slide. Quindi, in senso antiorario, entrerà nel loop di nuovo la miscela pulita dall'anidride carbonica che i miei tessuti hanno prodotto. Bene, abbiamo eliminato la CO2. Adesso dobbiamo aggiungere l'ossigeno. Come fa Horizon ad aggiungere l'ossigeno? Tramite una bombola esterna. Questa è l'altra peculiarità della nostra macchina, lo vedremo successivamente. Horizon si serve per funzionare di bombola esterna. Grazie ad un flusso continuo generato da una frusta di bassa pressione che proviene da una bombola esterna, un flusso continuo di 5 litri al minuto, ci soffermeremo su questo anche dopo, integriamo l'ossigeno che il nostro consumo metabolico ha portato via dalla miscela che abbiamo nel gruppo. Che è successo? Che possiamo in questo modo, togliendo l'anidride carbonica e integrando pian piano che serve l'ossigeno che il nostro tessuto consuma, andare in acqua e stare dei tempi esageratamente superiori rispetto al circuito aperto. Circuito in cui noi, circuito aperto, la maggior parte dell'ossigeno che il nostro corpo non utilizza lo buttiamo nell'ambiente marino grazie a quelle bolle che fanno anche un sacco di rumore. Con Horizon no, perché viene con Horizon, con SCR no, perché viene rimesso tutto in circolo. Bene, questi erano dei disegnini scandalosi che spero che taglierete dalla registrazione della presentazione. Passiamo invece a un disegno fatto meglio. Questo è il circuito antiorario che in termini molto molto semplificati le ho fatto con i miei pennarelli, in cui vediamo il gas di espirazione passare nel sacco di espirazione, infilarsi nel primo filtro ci sono una serie di valvole che poi vi spiegherò tecnicamente. Io qui ho portato una macchina perché, oltre a farvi vedere tramite le slide questa sera la presentazione, vorrei anche farvela vedere dal vivo, e se qualcuno ha qualche dubbio del tipo le domande che mi faceva Ciro giorni fa, la gente vuole vedere quanto ci si impiega a preparare la macchina da zero al momento in cui si va in acqua, io voglio far vedere stasera anche questo, perché voglio sfatare il mito che per andare in acqua con un circuito semichiuso ci impieghiamo un sacco di tempo. Non è vero. 2 minuti servono con questa macchina. Con le macchine di vecchia generazione servivano più minuti per preparare la macchina e per fare tutti i check. Quindi vediamo il circuito espiratorio che si infila nel sacco di espirazione, circola tramite i due canister contenenti il Sofron Lime, viene integrato da questo numero 8, che è precisamente un ugello piccolino fatto in modo che nella macchina entri sempre e comunque una quantità di miscela pari al minimo di 5 litri al minuto. Dopodiché viene analizzata, reintegrata da una valvola
da un solenoide che si apre nel momento in cui i due sensori che ha Horizon sentono che la percentuale di miscela non è quella che noi abbiamo impostato nel computer, ci integra. La miscela ce la dà nel sacco ispiratorio e noi ispireremo perfettamente la miscela che abbiamo impostato nel nostro computer. Quindi, riassumendo un attimino il funzionamento, noi abbiamo una miscela nella bombola che decidiamo noi quale usare perché, perché dipende ovviamente dalla mod, dalla profondità alla quale vogliamo andare. È una miscela che noi selezioniamo sul nostro computer che ci darà la miscela nel loop, cioè quella che noi decidiamo invece di respirare, che non per forza, anzi, non deve essere uguale assolutamente alla miscela che c'è nella bombola. E questa piccola presentazione, fatte queste tre slide, se avete delle domande sul modo di funzionamento generale di un SCR, fatemele, perché adesso, da questo momento in poi, invece, io parlerò in particolare di Horizon. Andrea, se mi consenti, qualcuno ha chiesto massima profondità operativa, se era in nitrox la miscela che respiravamo. Benissimo. Allora, a queste domande sono comprese nella presentazione che sto facendo, ma comunque, solo per accennarvi, Horizon è una macchina, chiamiamola ricreativa, anche se ovviamente non la diamo in mano ad un brevettato open, perché ha bisogno di un minimo di cultura, poi vi spiegherò di che tipo di cultura. Profondità operativa 40 metri per una questione di certificazione e per una questione di utilizzo esclusivamente di Nitrox. Qualcuno mi dice, ma quindi sono stati aggiunti i sensori dell'ossigeno? Se non ricordo male, non li aveva nella prima versione. No, assolutamente, i sensori di ossigeno ci devono essere in un SCR. Non esiste un SCR senza sensori di ossigeno, sarebbe una roulette russa. Non possiamo andare in acqua con una macchina, torneremo indietro di 40 anni, di 50 anni, quando si usava l'aro. No, non esiste una macchina senza sensori di ossigeno. Cosa significa circuito semichiuso? Significa che non è un circuito che non fa assolutamente bolle, ma è un circuito che, per colpa, chiamiamo così, di quel flusso continuo, ogni tanto è costretto a buttare via da questi fori che vedete qui dietro alla macchina un po' di gas, perché la macchina continuamente inietta miscela all'interno del loop. E questo è uno dei motivi per cui questa è una macchina estremamente sicura, perché un minimo di gas all'interno del loop ce lo dà sempre. È un limite massimo, o si può sforare di 5 metri per esempio, è un limite massimo 40-42 in base alla gas che abbiamo nella miscela della bombola. Comunque non ci permette, per una questione di, ripeto, di normative e anche di allarmi che sentiremo in acqua nel momento in cui superiamo la profondità, di superare i 40 metri. Brevetto minimo per accedere al corso, ve lo dico molto velocemente, ma poi ci soffermeremo dopo: corso Advanced più Nitrox più Deep, se vogliamo accedere anche al brevetto XR. Gli step del corso sono due, ma su questo mi soffermerò dopo, quando parleremo di questo argomento. Adesso fermiamoci un attimo con le domande e parliamo di questo approccio rivoluzionario di andare sott'acqua, questo modo rivoluzionario di andare sott'acqua, le caratteristiche principali dell'SCR Horizon. Quali sono? Tempo di immersione prolungato, leggero perché pesa soltanto 12 kg, vi sto facendo soltanto un riassunto di quello che saranno le nostre discussioni dopo. Semplice come fare un'immersione in Nitrox in circuito aperto, ha bisogno semplicemente della cultura di un subacqueo Nitrox, niente di più. Facilita la corretta posizione in acqua, perché abbiamo dei sacchi posteriori e un jacket fatto con l'esperienza Horizon, ma da gente che in acqua con semichiusi ci va da una vita, quindi chi per la prima volta va in acqua con Horizon immediatamente, e qui tra di voi c'è gente che l'ha provato, gliel'ho fatto provare durante delle giornate di prova, appena andati in acqua, io ho visto gente
che aveva un assetto neutro dal primo momento con Horizon, cosa che è molto difficile con altri rebreather, non ve lo nascondo, e qualcuno che usa rebreather in linea c'è e me lo può confermare. Flusso di miscela assicurato, ve l'ho detto prima, perché comunque grazie a quel l'ugello che ci garantisce sempre un certo flusso continuo, abbiamo appunto questa sicurezza sempre durante l'immersione, facile da preparare e assemblare. Questo ve lo farò vedere dal vivo. Ad un certo punto della presentazione io mi connetterò col telefono e farò un montaggio e smontaggio della macchina in tempo reale usando il mio cellulare e condividendo lo schermo del mio cellulare, in modo che tutti voi possiate vedere la facilità d'uso di questa macchina. Pronto per subacquei avanzati, dicevo prima, serve un brevetto Nitrox e Deep per accedere ai corsi Horizon. Approvato c'è, come diceva prima Ciro, è una macchina approvata con il marchio CE per miscele tra 30% e 99%. Perché, ripeto, usa solo Nitrox. Vedremo perché la macchina non può essere utilizzata ad aria e andarci a schiaffare a 50 metri. Massima profondità di utilizzo, anche per una questione di normativa, di certificazione, 40 metri. Bene, vediamo, iniziamo a vedere... Ciro, ok, ci sono, non mi stava facendo connettere lo schermo. Ragazzi, continuate a vedere tutti la mia condivisione, giusto? Sì. Ok, sì. Bene. Un tempo di immersione maggiore. E qui entra in gioco qualche domanda, perché così faccio anche mantenere un livello di attenzione maggiore. Ovviamente, ragazzi, se io faccio un esempio oggi, adesso, in questo momento, con qualcuno più sveglio di voi, faccio un'immersione a 40 metri per 25 minuti. Mi fate al volo, e me lo potete anche scrivere con la chat, facciamo finta che siamo durante un corso, quanto consumo in 25 minuti a 40 metri in circuito aperto? Qualcuno che ha il telefono a portata di mano. Siamo circa sui 2500 litri? Sbaglio? Facciamo un consumo medio di 20 litri minuto, quello che tutte le didattiche dicono che un subacqueo medio, un uomo medio, consuma in superficie. In 25 minuti, a 40 metri, se la matematica non mi inganna, dovrebbero essere, confermatevi, 2500 litri circa. Bene, bravissimo Simone. Meno male che c'è... Oh, gli istruttori SSI mi dicono che sono bravi, ma sono pure svegli, eh? Ammazza, 2500 litri per... Grazie. Per un'immersione a 40 metri per 25 minuti. Bene, con Horizon, con un sistema SCR come Horizon, io dovrò fare semplicemente una moltiplicazione data semplicemente dal consumo della macchina al minuto, che è circa di 10-12 litri minuto, in condizioni normali. Chiaramente la macchina consuma in base al consumo metabolico della persona. La peculiarità di un SCR è che la moltiplicazione dei litri minuto non viene fatta anche per i bar, per la pressione ambiente, ma semplicemente viene moltiplicato i litri minuto della macchina per i minuti di permanenza. Quindi io farò 10-12 litri minuto, che è il consumo metabolico di una persona media in acqua, per 25 minuti, e sempre se la matematica non mi inganna, dovrebbero essere 250-300 litri circa. Che rispetto ai 2500 litri che diceva Simone prima, mi sembrano abbastanza convenienti. Questo vuol dire che io, con un SCR Horizon, a 40 metri, stando 25 minuti, consumo un decimo di un consumo in circuito aperto. Ovvio, io adesso ho fatto un calcolo standard, un calcolo a grandi linee. C'è un subacqueo che pesa 150 kg, che si mette un Horizon e che magari fa pesistica dalla mattina alla sera e c'ha una massa muscolare quattro volte la mia, ovviamente il suo consumo metabolico a 40 metri non sarà di 10-12 litri minuto d'ossigeno, ma sarà qualcosa in più, arriverà anche a 20, posso pensare che arrivi a 20,
ma semplicemente, siccome il consumo della macchina non è legato ai bar, ma semplicemente ai minuti per il consumo metabolico, noi avremo sempre comunque una convenienza di almeno 5-8 volte rispetto al circuito aperto. Su questo, vediamo un attimino sulla chat, ci sono domande? Incide temperatura acqua? La temperatura acqua incide perché prima di tutto incide sui tempi del SofNoLime, poi incide anche sul consumo metabolico ovviamente, perché voi sapete benissimo che la temperatura in acqua più bassa è, il corpo più consuma, e quindi ovviamente la temperatura è un conto se io vado a 5 gradi in un lago e un conto se vengo in Salento a 15 gradi a fare immersioni. Ovviamente il consumo metabolico, il consumo di ossigeno e il consumo del SofNoLime, del calcolo che fa il computer sul SofNoLime, sarà ovviamente direttamente proporzionale. Quindi in percentuale quanto si riduce il tempo di immersione? Si riduce di tanto. Diciamo che dalle circa 8 volte in più io posso stare sott'acqua. Considerate che io, avendo un diving quest'estate, ho usato l'SCR per la mia attività diving, perché dovevamo fare dei test, perché eravamo ancora in fase di prova. Non vi nascondo che io con una S80, cioè con una bombola di questa misura qui, sapete tutti cos'è la S80, è 12 litri. Circa, benissimo. Io vi facevo le mie 4 immersioni, ciò vuol dire che mettevo la bombola in barca la mattina e la sera portavo giù la bombola a 60-70 bar e sciacquavo tutta l'attrezzatura. Ovviamente utilizza normali bombole, questa è l'altra peculiarità di Horizon, una delle uniche veramente ad essere particolare, una delle peculiarità uniche di Horizon, quella di servirsi di bombole non interne alla macchina, ma di bombole che si possono trovare in qualsiasi centro diving. Basta noleggiare una bombola, una S40, una 7 litri, una S80, mettere il proprio erogatore che ho portato con me in viaggio e la macchina resta quella e non ho bisogno di imbarcare in aereo bombole supplementari che sono difficili, come sapete benissimo, ad essere trasportate in viaggio. Possibilità di fissare eventualmente anche delle bombole supplementari, quindi anche per poter fare eventualmente una decompressione accelerata con una bombola di miscela iperossigenata, ma anche di questo ne parleremo dopo. Non hanno di concezioni sensori, sono stati aggiunti da utilizzatori. Bruno, c'hai ragione, sono stati aggiunti perché erano degli SCR diversi, sì, hai ragione, noi abbiamo comunque 2 sensori, a differenza di Revo, una macchina che voi conoscete, è dietro le mie spalle, in quella foto lì, il Revo ne ha 6, noi ne utilizziamo semplicemente 2. Quindi, possibilità, dicevo, di eventualmente di mettere anche ulteriori seconde bombole per effettuare le compressioni, perché la macchina può fare sia immersioni in curva usando una sola miscela, sia immersioni fuori curva con decompressione usando una bombola iperossigenata, una seconda bombola. Vedremo dopo come si utilizza e come si connette la seconda bombola alla macchina. Leggerissimo, la macchina pesa un gran bell'impatto sull'ambiente dal punto di vista della ricarica e del risparmio energetico, sicuramente sì, giusto. La macchina pesa soltanto 12 kg, quindi un peso accettato da qualsiasi compagnia aerea, può essere trasportata tranquillamente in aereo, comprende nella versione standard ricreativa un solo erogatore, completamente assemblata, quindi con filtri inseriti e con un erogatore. Pesa 23 kg in totale. Un secondo erogatore, nel caso in cui vogliamo utilizzare una seconda bombola che ho qui dietro, eccola qui, volendo utilizzare una seconda bombola, la macchina, la Maras mi fornirà il secondo erogatore con il secondo raccordo
per la macchina e avremo la possibilità, posizionandola sul lato destro, come da standard di un po' tutte le didattiche, miscela più ossigenata a destra, miscela meno ossigenata a sinistra, avremo la possibilità eventualmente di fare anche una risalita con decompressione accelerata usando un gas ancor più iperossigenato. Facile come un'immersione in nitrox. Questa è una slide sulla quale mi soffermerei un po' di più. È vero, l'uso di Horizon prevede un addestramento nitrox e un addestramento DIP. A quel punto si può accedere direttamente al corso Horizon. Per esperienza personale vi dico che in questo caso, più che in qualsiasi altro caso, è importantissimo la preparazione fatta durante il corso Nitrox. Sapete benissimo che nel mondo della subacquea oggi, permettetemelo e lasciatemelo dire, alcuni brevetti vengono fatti al telefono o per corrispondenza. Ecco, in questo caso noi abbiamo bisogno di un corso Nitrox fatto bene. Perché? Perché un minimo di conoscenza della legge di Dalton, di cos'è una pressione parziale, dobbiamo averla, altrimenti il corso Horizon, se deve prevedere anche il corso Nitrox, il corso DIP, il corso Advanced, perché dopo l'open non abbiamo capito mai cosa respiriamo e cosa succede al nostro organismo quando respiriamo, ci serve una settimana di corso invece dei 3-4 giorni. Diciamo che con un buon corso Nitrox fatto, questa è una macchina che ti permette di tuffarti in acqua dopo le prime 2-3 lezioni teoriche e quindi dopo 2 giorni di corso, e in 3-4 giorni, dipende poi dalla disponibilità di acque confinate e libere, si può saltare in acqua e godere di tutti i vantaggi di questo nuovo modo di andare sott'acqua. La miscela respirata può essere cambiata durante l'immersione, questo grazie ad un computer di ultima generazione, eccolo qui, poi ve lo farò vedere nei particolari, in modo che se io faccio un esempio, perché sennò se mi soffermo soltanto a leggere e poi andare avanti con le slide sono poco chiaro. Se io ho una miscela 36 nella bombola e ho detto al computer che voglio respirare durante la mia immersione un 30%, nel momento in cui ho quasi finito l'immersione, mi rendo conto che c'ho tanto gas ancora nella bombola e voglio variare la mia miscela nel loop perché voglio accelerare la fase decompressiva, bene, io al computer posso dire: computer, invece di darmi il 30%, da questo momento in poi, dammi un 32, un 33, che voglio accelerare la desaturazione, io posso cambiare la miscela che ho nella sola bombola di fondo anche tramite il computer. Così come, utilizzando due bombole, nel momento in cui faccio la decompressione con un 60% e nella bombola ho un 70%, nel momento in cui sono a 12 metri e mi rendo conto che c'ho ancora gas e che voglio accelerare ancora di più la mia decompressione, varierò, aumenterò la percentuale di ossigeno nel loop, che mi darà la possibilità ovviamente di portare la pelle fuori dall'acqua in tempi più brevi. Il computer allerterà ovviamente in qualsiasi momento se la miscela programmata o nella bombola non è idonea alla profondità alla quale sto. Perché ovviamente se io dico al computer, computer, sto andando a 40 metri, c'ho un 30% nella bombola, dammi un 28 o un 26 durante l'immersione, e io a 40 vedo la sirena nuda che mi sta passando a 45 e voglio andarci, a quel punto il computer mi dirà: occhio giovane, che tu stai andando ad una profondità tale che se dovessi poi uscire in circuito aperto per un malfunzionamento della macchina, la bombola, il gas che hai nella bombola non sarà adeguato alla profondità alla quale stai andando per vedere la tua bella sirena nuda. Quindi c'è un allarme, come diceva Stefano, sulla pressione parziale dell'ossigeno. Benissimo, c'è una pressione parziale limite di 1.6 e una pressione parziale dell'utilizzo della macchina di 1.4, che sono i due parametri che chi ne sa di circuiti semichiusi o chiusi utilizza durante le proprie immersioni. Quindi io setto la macchina con un 1.6 di pressione parziale ossigeno per quello che riguarda la miscela della bombola e 1.4 per quello che riguarda la miscela che io voglio respirare. Ma siccome la macchina che da un momento all'altro mi dà la possibilità di andare in circuito aperto, cioè di switchare semplicemente con una leva
da circuito semichiuso a circuito aperto, io devo considerare che nel momento in cui mi serve andare in circuito aperto, la miscela che ho nella bombola mi deve permettere di respirare anche per la profondità. Vediamo chi scrive, così spezziamo anche il mio monologo. Che certo punto... Paolo chiede, due sensori o due sono per il backup? No, i sensori due sono per il funzionamento continuativo della macchina. Cioè la macchina utilizza questi sensori che vengono tarati prima dell'immersione, e questi due sensori con una funzione molto semplice di votazione, una volta tarati, devono sentire sempre lo stesso range di taratura tra uno e l'altro, e durante l'immersione devono dare sempre lo stesso range. Nel momento in cui uno dei due sensori si stanca, è scaduto, è difettoso, va in palla, eccetera, il computer dice, occhio, c'è un sensore che non sta andando bene, vai in bailout, cioè switcha in circuito aperto. In quel caso io, se riesco ad avvicinarmi, agirò su questa leva, ma che poi ve la farò vedere molto da vicino, e andrò a respirare direttamente come se stessi respirando da un erogatore. Poi queste cose ve le faccio vedere da vicinissimo. Se i due sensori si danneggia, quindi esso va in... Certo, se uno dei due sensori si danneggia, non è che va in automatico in circuito aperto. Mi avvisa e io andrò in circuito aperto, ovvio. Ok, passiamo avanti. Favorisce la giusta posizione in acqua. Mi diceva Ime, la persona che inizialmente ha formato tutti gli istruttori oggi presenti in Italia, siamo soltanto in tre, che questa è una foto fatta ad una modella che di mestiere non fa la subacquea, ma fa la modella, appunto, alla quale è stato messo un Horizon per fare due foto in un mare tropicale. Bene, questa è la posizione che la ragazza ha assunto quasi naturalmente nel momento in cui doveva fare la foto. Questo per dimostrare che non è così difficile usare il nostro Horizon, perché grazie ai suoi sacchi posizionati in zona posteriore e al suo jacket attaccato alla macchina, che viene fornito di serie alla macchina, al suo imbrago, la macchina garantisce fin dal primo momento una posizione confortevole e gradevole già dall'inizio. Bene. Operatività dei diversi gas a prova di malfunzionamento. La macchina, ve l'ho già detto prima, grazie ad un visore HUD posizionato, eccolo qui, ve lo faccio vedere con la freccetta, davanti al BOV. Il BOV è tutta questa parte che il subacqua è in bocca, e l'HUD non è altro che un sensore luminoso che lampeggia verde nel momento in cui va tutto bene, rosso nel momento in cui c'è un allarme. Nel momento in cui il BOV, l'HUD dà un allarme, il subacqueo sa che immediatamente deve agire e deve andare in circuito aperto per risolvere eventuali problemi o semplicemente per uscire dall'acqua. Il BOV, fatto in questo modo, ci garantisce una facilità d'uscita e di rientro nel circuito aperto e chiuso velocissima. Quindi, azionando la leva che c'è sul BOV, io accederò direttamente, come vi dicevo prima, alla miscela contenuta nella bombola, come se stessi respirando da un erogatore direttamente. Perché Horizon ha... Datemi soltanto un attimo, che vi faccio vedere dal vivo Horizon. Ho acceso un po' l'illuminazione così riuscite a vedere meglio, tanto la mia faccia non vi serve. Ecco, dicevo, Horizon, grazie a questo che è il BOV e a questa levetta che, mettendola in posizione superiore, va in circuito aperto, in circuito chiuso, mettendola in posizione inferiore, va in circuito aperto, io respiro da una frusta che arriva direttamente da un manifold posizionato nel retro della macchina, al quale arriva gas
direttamente dalla bombola. La bombola, quindi, ecco qui, grazie a questo connettore è connessa direttamente alla macchina, riceve gas dalla bombola direttamente. Questo vuol dire che in un attimo io respiro da un erogatore. Eccolo qua. Bene, torniamo a noi per un attimo, poi torniamo sulla macchina col telefono, così siamo molto più chiari e cerchiamo anche di smontarla. Ovviamente tutte le bombole hanno la connessione alla macchina, ma anche, come dice la slide stessa, un erogatore che fornisce aria, gas alternativo al compagno che dovesse avere un problema. Perché ricordiamoci che la macchina è bella e buona quanto vogliamo, ma se non c'è gas nella bombola non ci va. Quindi nel caso estremo in cui il nostro compagno dovesse finire il gas nella bombola e quindi andare, non poter andare neanche in bailout, perché se vado in bailout respiro direttamente alla bombola, ma se nella bombola gas non ce n'è è inutile che vado in bailout, l'erogatore che vedrete su entrambe le bombole, che fra poco vi farò vedere da vicino, serve non per me, ma semplicemente per un'emergenza per il compagno. Vediamo chi scrive, intanto così spezziamo un attimo. Una volta in circuito in CC, penso che sia open OC, devo per forza uscire, dipende dal problema, Mimmo. Dipende da che tipo di problema ho riscontrato, dipende se è un problema momentaneo che ci ha dato un sensore, e comunque lo standard di ogni macchina e di ogni corso sub dice che quando c'è qualcosa che non va è sempre meglio uscire. È meglio rientrare in acqua con tutto che funziona. Che possibilità di allagamento del circuito ci sono? Diciamo che se la macchina è come dire, se accendo il microonde, che possibilità di esplosione c'è? Teoricamente nessuno. Se ci metto un prodotto che non è fatto per il microonde, probabilmente esplode. La macchina non si allaga da sé, anche perché ha un check pre-dive talmente semplice e con delle prove di vuoto e di pieno talmente efficaci che è impossibile che si allaghi. Certo, se io sono in circuito chiuso e mi tolgo l'erogatore dalla bocca, il bob dalla bocca, mentre sono in circuito chiuso perché sono a galla, voglio parlare con la fidanzata e sto in circuito chiuso, la macchina riceve acqua e allago tutto. Ovvio, queste sono cose che si insegnano poi durante il corso, ma la macchina da sola così, a meno che non ci passa la sirena di prima, quella nuda, con il coltello e ci taglia un corrugato, diciamo che è praticamente impossibile che la macchina si allaghi da sola. Il computer, Dario, che usa la macchina è un computer dedicato, attaccato alla macchina con il suo cavo, ed è un computer appositamente costruito per Horizon. Vi farò vedere anche questo dal vivo. Anche in caso di malfunzionamento del bob, il bob non può malfunzionare perché non è altro che una levetta meccanica che porta il flusso di gas o al subacqueo dal corrugato, dal loop, o al subacqueo dalla frusta di bassa pressione. Quindi non è altro che un selettore meccanico. Che non funziona il bob è praticamente impossibile. Torniamo un attimo a noi prima di rispondere ad altre domande. Facciamo un po' così ci divertiamo e ci passa anche più velocemente. Facile da preparare, questa parte qui ve la faccio vedere poi dal vivo. Comunque una delle caratteristiche fondamentali di questa macchina è la incredibile semplicità. Non c'è bisogno di nessuno strumento particolare per smontarla e montarla. In
3 minuti una volta che l'abbiamo sistemata a casa, che ci abbiamo messo i filtri e 2 tappi, abbiamo ricaricato le batterie che magari potrebbero servire, quindi fondamentale avere le batterie e i filtri carichi, ce ne andiamo in acqua dopo 3-4 minuti, non richiede nessuno strumento specifico e non richiede nessuna tempistica esagerata. Io ho preparato Ryzon anche in barca con 2 metri d'onda, diciamo che non è nulla di difficile rispetto a una semplice una semplice bombola con una decompressiva a fianco. Ecco, se vogliamo pareggiare proprio l'utilizzo di un monobombola con l'utilizzo di un Ryzon, diciamo che è paragonabile ad un'immersione con una decompressiva, con una stage sul fianco, se vogliamo proprio andare sul pari. È inutile dire che non è come scendere con un 5 litri della schiena, perché comunque un minimo di abilità nell'usare una bombola laterale bisogna farla e si acquisisce con i 4 giorni di corso. Alla fine non è assolutamente difficile. I filtri dell'Horizon vengono ricaricati e sostituiti dall'utente, quindi basta comprare il tanicone da 20 litri, da 20 kg di soffro lime e si sostituiscono dall'utente. Non è richiesta nessuna specifica zavorra, e questa è una domanda che qualcuno tra poco mi farà, perché già me lo sento. La zavorra usando l'Horizon è leggermente superiore di una normale zavorra, perché chiaramente è un contenitore d'aria, di gas, è fatto in gran parte di materie plastiche, e quindi comunque avendo dei sacchi d'aria a pressione ambiente sì, ma sempre d'aria e comunque avendo dei canister pieni d'aria è leggermente positiva, quindi ha bisogno di qualche chilo in più. Vi dico subito che Amares sta studiando uno schienalino in acciaio che andrà venduto come optional, in modo da togliere eventuale iperzavorra che qualcuno dovesse avere tra stagna, sottostagna pesante, eccetera, per non iperzavorrarsi sulla schiena. Stiamo progettando uno schienalino d'acciaio tipo schienalino tecnico da bimbo, diciamo così, ecco. Pronto per subacquei avanzati? Questa è la domanda che qualcuno mi ha fatto prima. Le caratteristiche richieste da un subacqueo per accedere a Horizon, al corso Horizon, sono brevetto advanced, 24 immersioni, corso Nitrox e corso Deep, corsi richiesti anche per accedere a un corso XR qualsiasi, perché, ripeto, ha bisogno di un minimo di conoscenza di fisica, di fisiopatologia, di tecnica di decompressione, di cos'è un algoritmo, di cos'è un gradient factor, di cos'è un M-value, cose che, ahimè, purtroppo in molti corsi non si insegnano, ma forse nei corsi di primi livelli forse anche meglio. Però in un corso avanzato, in un corso Nitrox, forse è arrivato il momento di spiegare per bene cosa dice e cosa pensava Dalton riguardo alle pressioni parziali di gas. La macchina usa un computer che è impostato con algoritmo ZHL16, quindi un Bullman C, non entro molto nei particolari, ma comunque con la possibilità di impostare e modificare i gradient factor. Se qualcuno ha delle domande su gradient factor, adesso non voglio fare delle paranoie mentali a chi non interessa, ma comunque quando parlo di M-value, gradient factor, ZHL16, sono terminologie abbastanza conosciute nel mondo della subacquea tecnica, poco conosciute nel ricreativo, però comunque in una lezione di un paio d'ore durante il corso Horizon ovviamente si porta a conoscenza l'allievo anche di queste terminologie e cosa sono di preciso. All'interno della profondità operativa di 40 metri, come accennato all'inizio, l'unità riduce notevolmente i tempi di decompressione come un CCR. Il computer è un computer rivoluzionario, intuitivo, abbastanza semplice. Vedete, faccio una passeggiata lungo le varie schermate prima dell'immersione, durante l'immersione in curva, durante un allarme qualsiasi,
e dopo, dopo l'immersione. Vedete qui abbiamo questo monitor da 28 da 2,8 pollici a colori ad alta visibilità, che ci dà la possibilità di visionare in qualsiasi momento la percentuale di gas che ho nella mia bombola, la percentuale di gas che io ho settato nel computer ed è quella che io voglio respirare. In tempo reale il computer prima dell'immersione mi dirà che ho effettuato correttamente il pre-dive check, e vi spiegherò cos'è il pre-dive check dal vivo, facendolo dal vivo con voi sulla macchina. In ogni momento la macchina mi dirà cosa sto respirando, ecco il 29%, quanto tempo ancora ho di scrubber, quindi di soft line, di filtro a disposizione delle mie immersioni. Durante un'immersione Nodeco la macchina, il computer mi dà il tempo di Nodeco, il tempo totale all'uscita, il TTS, cosa che danno più o meno tutti i computer, sempre la miscela che io ho nella bombola e la miscela che sto respirando in questo momento è quella che ho settato, mentre in basso a destra continua a darmi l'autonomia del filtro. Nel momento in cui dovessi andare giù di batteria sotto il 25%, il computer mi dà l'allarme. Il 25% vuol dire, ragazzi, qui lo dico ma non lo dovrei dire, potrei andare a fare un'altra ora di immersione, ovviamente, ma con quel 25%, se dovessi partire dalla superficie, la macchina invece non mi farebbe andare sott'acqua. Se il 25% lo raggiungo durante l'immersione, mi avvisa con un warning giallo, che il computer mi dà per dirmi, leggilo, vedi che ti sto avvisando, ti sto dicendo qualcosa, e io tramite l'azione su un pulsante toglierò il warning, appunto. Nel post dive la macchina mi dà i gradient factor impostati, i set dei gas, dei due gas, vedi, queste sono le due miscele che ho nelle due bombole, nel caso in cui dovessi fare una miscela con due, una immersione con due bombole, i set che io invece ho chiesto alla macchina come percentuale di farmi respirare nel mio loop, la mod di ogni gas, la pressione delle bombole e il gradient factor che utilizzerò durante la mia immersione come impostazione computer. Durante la decompressione, stesso discorso, io cambio gas, vi dirò dopo come si fa a cambiare gas, la macchina, il computer mi dirà, bene, sei passato al gas decompressivo che prevede l'avere nella bombola un 60%, ma nel loop a livello respiratorio un 52%, ti faccio fare la decompressione col tuo 52% di ossigeno. Quindi ho aperto la bombola destra. Qui, in basso a destra, un esempio di allarme bailout. La macchina ci dirà, occhio, che un check ossigeno, un check di un sensore è fallito, è andato male, vai in circuito aperto. Io non farò altro che mettere il ditino sulla mia levetta, che stava in posizione circuito chiuso, vado ad agire, vado in circuito aperto, da questo momento in poi sono in bailout, cioè respiro direttamente alla bombola. Ciò vuol dire che tutto quello che può essere successo alla macchina, alla fine quasi quasi non mi interessa più, perché sto respirando semplicemente da una bombola. Devo stare attento soltanto ai consumi, perché da quel momento in poi i consumi inizieranno ad essere molto più impegnativi, data il mio consumo personale, che andrà ad aggiungersi al consumo della macchina, ovviamente. Quindi, vedendo la macchina dallo schermo del computer, abbiamo un corrugato, vediamo che domande mi fanno. Ci sono sempre 5 minuti di prova respirazione prima di entrare in acqua. Allora, durante la fase di check pre-dive,
la macchina ti chiede di respirare per 20 secondi, giusto per vedere se tutto sta funzionando. Andrea, una domanda pungente. Il problema al primo stadio di alimentazione, quindi non hai più flusso al BOV? Problema al? Se hai un problema a uno dei primi stadi, al primo stadio della bombola, diciamo, iniziale, hai problema poi al flusso del BOV? Se hai una bombola al primo stadio della bombola, sicuramente hai un problema serio, ma tu sei un tecnico e anche un negoziante, quindi mi potrai rispondere tu alla domanda. Quanti casi di problema al primo stadio, se non di apertura totale, sono successi al mondo negli ultimi 150 anni? Credo pochi. Quello che può succedere al primo stadio è andare in sovrapressione, cioè mandare un po' più di pressione al secondo stadio. Sicuramente un primo stadio, tu me lo insegni, non si blocca, non si chiude. Okay. Quello che può succedere è che mandi più gas, una pressione intermedia, chiamata così, superiore al secondo stadio. Si avrebbe un problema di erogazione continua dell'erogatore che abbiamo attaccato qui, sicuramente, ma non alla macchina. La macchina potrebbe avere il problema nel momento in cui si trancia la frusta del... Ragazzi, no, non succede. Una frusta di un erogatore ovviamente non si traccia da un momento all'altro. Ma comunque abbiamo un vantaggio. Voi sapete che mentre in circuito aperto, facciamo l'esempio assurdo, si trancia la frusta, io non c'è più gas. Se col circuito chiuso si trancia la frusta, io nel loop, stiamo parlando di assurdità, ragazzi, c'ho sempre il gas nel loop che mi dà la possibilità e il tempo comunque di portare la pellaccia fuori dall'acqua, perché ricordo, sono o in curva se sto usando solo una bombola, o se sono fuori curva vuol dire che io devo semplicemente arrivare alla pressione, alla mod della bombola decompressiva, e a quel punto posso aprire la bombola decompressiva e usare il gas decompressivo come gas di fornitura della macchina. Tutto chiaro? Chiaro, Ciro, alla domanda? Ok. Sì, è chiaro. Allora, vediamo l'altra domanda. Per quanto riguarda i tempi di immersione, l'abbiamo detto prima, i tempi di immersione sono... Ah, sì, c'hai ragione, Mimmo, scusami, perdonami. Meno male che me l'hai scritto, perché me l'ho dimenticato. Dicevo, il check pre-dive ti fa respirare 20 secondi durante la fase di check, appunto, fortemente consigliati 5 minuti prima di un po' di respirazione in circuito chiuso. Questo perché ti garantisce di sapere, di scoprire se qualsiasi cosa non dovesse essere andata bene, in quei 5 minuti di respirazione fuori dall'acqua. Faccio un esempio stupido che la macchina non può dirci: ho dimenticato di mettere i filtri nella macchina. Questo è un qualcosa che non deve succedere. Se succede è perché o stavamo ubriachi o è passata la sirena nuda di prima, che vedevo a 40 metri, è passata fuori dall'acqua e ci ha distratti proprio mentre facevo il montaggio dell'attrezzatura. Ho lasciato i filtri fuori, cosa assurda. Allora, se io lascio a casa i filtri, chiudo i tappi e me ne vado a fare il check, probabilmente mi farà fare il check, ma se respiro 5 minuti dalla macchina, dopo 5 minuti senza filtri, probabilmente inizierò anche prima ad avere forti giramenti di testa e qualcosa mi dirà che ho dimenticato qualcosa o che la sirena ha fatto effetto. Chiaro, Mimmo? Quindi fortemente consigliati 5 minuti di respirazione di pre-immersione, assolutamente. Dicevo, per farvi adesso, io passerei al... Se mi date soltanto un attimo, intanto vi potete scatenare con le domande, io mi sistemo, viva la sirena, mi sistemo la macchina perché ho illuminato per bene la macchina, appunto. Adesso voglio fare una prova. Vedete sempre me? Sì.
Tu, Ciro, riesci ad attivarmi lo schermo del telefono adesso, come abbiamo fatto durante la prova? Aspetta. Se ci riesci, se no faccio col computer, tranquillo. Faccio con la videocamera del computer, senza problemi. Intanto un attimo di pausa, così Immacolata fa il caffè. Sì, adesso vi faccio il secondo caffè. E io preparo la macchina per... Andrea, prova con il cellulare, vedi se va. Arrivo. Prova un po'. Dario chiede ogni quante ore si cambia la soft online. Allora, il soft online, nel momento in cui lo cambio, mi dà dalle 3 alle 4 ore in base alla profondità e alla temperatura. Sono i due parametri che regolano l'autonomia. Diciamo che con una bombola da 11 litri, una S80, il problema potrebbe essere il limite del filtro, le 3 ore, perché un'ora e mezzo, due, io l'ho fatta e sono uscito con 80-100 bar, quindi il filtro potrebbe essere, vediamo se potrebbe essere un limite, eccolo qua, il filtro c'ha dalle 3 alle 4 ore comunque. Ma 3-4 ore. Niente, non riesco a condividere. Non riesco a condividere, vabbè, ve lo faccio dal computer. C'è un limite di età? Assolutamente no. Le cose da ricordarti, Anna Maria, o Anna Maria, o non so chi dietro il nome di Anna Maria, sono veramente poche e ti farò vedere come tra un attimo. Sono Guido, Andrea. È mia moglie Anna Maria. Ah, perfetto, Guido, non c'è un limite d'età. Poi tu sei giovane, che cazzo mi chiedi la limite d'età? c'è una badante che mi porta la sirena. Ci siete? Stavo cercando sempre di condividere lo schermo con il telefono, ma Ciro non me lo fa fare. Andrea, tu hai l'immagine tua che sei in immersione nell'altro account, diciamo col telefono? Sì. Ok. Vabbè, non fa niente, dai, andiamo di computer, tranquillo. Vado, faccio così. Bene, riuscite a vedere tutti, ragazzi? Sì, sì. Sì, sì. Ok, mi metto qui, l'illuminazione c'è, penso che sia anche abbastanza buona. Perfetto, questa è la nostra macchina. Si tratta dei due filtri che vedete nella condivisione dello schermo e il contenitore della batteria. Cosa succede quando utilizzo Horizon? Praticamente il disegnino che vi ho fatto all'inizio, quello scandaloso, per capirci. Questi sono i due filtri sostituibili dall'utente. Uno top contrassegnato dal filtro top. Da questa... Io non vedo, comunque non si vede. Vedo. Allora facciamo così. Bisogna fare il doppio clic sull'immagine di Andrea, forse.
Ciro, riesci a mettermi in... Riesci a mettermi... No, ci sto provando, ma non... Un po' piano? Voi non vedete questa immagine? Sì. Sì, sì, la vediamo, la vediamo. Io... Noi la vediamo in piccolo però, perché c'è la condivisione dello schermo. Ti vede? Se fate doppio clic sull'immagine riuscite a vederla tutto schermo e si vede abbastanza bene. Infatti io la vedo benissimo. Sì, giusto. Ok, anche fate doppio clic sull'immagine. Sì, sì, okay. Fatto. Non serve il cellulare, Andrea. Adesso sì, dal cellulare sì. Io adesso sono dal cellulare. E si vede anche. Benissimo, perfetto. Allora ragazzi, mi sembra che sia più... più carina questa del cellulare, giusto? No, vabbè, io vedo ugualmente, ripeto, se fate doppio clic... È uguale, si vede Andrea, bastante vedere. Butta vedi, via quel cellulare, Andrea. Buttalo. Ma bisogna fare il doppio clic sulla faccia di Andrea, così... Fatelo voi, eh? Sì, sì. Lo fa. Benissimo, fatto tutti? Bene. Allora, come funziona? Arriva il gas di espirazione nel sacco di espirazione, appunto. Il gas entra nel primo canister. Vai a vista e fai vista una cosa. Andrea, riattiva l'audio, è saltato l'audio di Andrea Costantino. Andrea, non ti sentiamo. Eccolo, adesso mi sentiamo. Ok, adesso sì, vai. Mi avevano disattivato. Vai. Quindi dicevo, nel primo canister abbiamo una valvola di secondo stadio, che non è altro che la valvola di aggiunta ai gas, nel momento in cui io sono in fase di discesa e in fase ispiratoria, ovviamente si crea un sottovuoto all'interno della macchina, si apre... come funziona qualsiasi membrana di secondo stadio, si apre una valvola che mi integra un po' di miscela per evitare il sottovuoto. E una valvola di sovrapressione, invece, che mi espelle il gas superfluo nel momento in cui ho tanto gas dovuto a quel flusso continuo o nel momento in cui sto risalendo ne espellerà un po' di più. Il gas viene filtrato quindi dal primo filtro, che è questo qui. Perché io vedo soltanto Immacolata? Eccola, ok. Primo filtro, quello che effettivamente fissa l'anidride carbonica e fa passare solo gli altri gas. In senso verticale, il gas passa all'interno del filtro, passa nel secondo filtro, ma tutto il lavoro del fissaggio dell'anidride carbonica l'ha fatto già il primo. Il secondo serve solo ed esclusivamente come ridondanza, che è questo qui. Rimarrà praticamente, finché funziona tutto, intatto. Passa dall'alto verso il basso, questa volta nel secondo filtro. Ci sono i sensori, i due sensori che analizzano in tempo reale continuamente il gas che noi stiamo ispirando e respirando, che noi stiamo respirando, in più fanno ogni 5 minuti una prova test, quindi ogni 5 minuti tramite questo tubicino entra della miscela all'interno di uno dei due sensori, che è stato tarato precedentemente prima dell'immersione, e deve rispettare sempre quel range di sicurezza, di distacco tra l'altro, che ha sentito prima dell'immersione. Quindi il suo range deve rimanere sempre lo stesso. Questo è il funzionamento dei sensori. Nel momento in cui uno dei due i sensori sentono un gas più basso di quello che io ho chiesto al computer, si apre il solenoide, che è comandato dal computer, questo in basso, che mi farà entrare del gas all'interno della macchina per sopperire a quello che io ho consumato o sto consumando. Il gas a questo punto ritorna nel sacco di ispirazione e tornerà a noi subacquei. Questo è semplicemente quello che fa il nostro circuito semichiuso. Questa frusta qui
e la frusta di connessione alla bombola. Adesso vi girerò la macchina dall'altra parte e vi farò vedere invece, quindi io nel momento in cui ne approfitto della macchina smontata per farvi vedere la velocità e la semplicità del montaggio prima di andare in acqua, dal momento in cui io parto da casa e ho le batterie cariche ovviamente e i filtri che hanno ancora un'autonomia sufficiente per quello che devo andare a fare, con meno di mezz'ora in acqua non ti fa andare ma non si deve andare, vi prendo le checklist un attimo soltanto. Ogni qualvolta io devo andare in acqua uso le mie checklist, che seguendo passo per passo non posso sbagliare. Qualcuno mi chiedeva prima come faccio a ricordarmi tutte le cose. Sono queste le cose. Ci abbiamo una checklist assemblaggio e una checklist, una close, si chiama close check, una check di chiusura. Dopodiché vado con il computer, faccio il check pre-dive e vado in acqua. Quindi passando voce per voce la mia checklist, non posso assolutamente andare in acqua e dimenticarmi qualche cosa. Fin nei particolari, cioè la checklist ti dice anche di attaccare il regolatore alla bombola, per dire soltanto la semplicità e la precisione di questa lista. Quindi io taro i sensori, metto la griglia, la taratura dei sensori va fatta con i sensori verso l'esterno, ecco perché hanno messo il tasto di taratura sotto la griglia, in modo che io sono costretto a buttare fuori i sensori, ad agire su questo pulsantino qui e a tarare i sensori con aria pura, sicuro, fuori dalla macchina. A questo punto, tarati i sensori, metto la griglia a posto, metterò il mio filtro inferiore nella macchina, metterò il tappo del filtro inferiore, mi assicuro che quello superiore certificato dal tappino nero, questo c'è perché questo è il filtro che la macchina nell'immersione precedente ha utilizzato, e se ho utilizzato questo come filtro, cioè quello che si stava consumando, è questo che deve continuare a consumarsi. Il top lo metto sopra. Quando finirò le mie 3-4 ore, toglierò questo, butterò il softline del filtro top nell'apposito contenitore per la differenziata, l'inferiore passerà sopra e ci metterò il talloncino nero e cambierò mettendo in quello che prima era top il filtro che passerà come secondario. Quindi metto il tappo al filtro superiore. Scusa Andrea. Dimmi. Ma se durante l'immersione esaurisco le 3-4 ore di quel filtro superiore, comunque entra in funzione quello inferiore per farmi continuare, se dovessi ancora continuare? È una cosa che non si fa assolutamente, anche perché il computer nel momento in cui vai in acqua ti considera solo ed esclusivamente l'autonomia del filtro superiore. Se sotto i 40 minuti già ti inizia a dare l'allarme, l'allarme è riferito a questo filtro. Al 20° minuto ti dice di uscire fuori dall'acqua, cioè ti dà un allarme di quelli rossi, ti dice okay. End dive, cioè basta immersione. Ok, quindi sono testato. Questo è il limite dell'immersione, il filtro. Il limite dell'immersione può essere o il filtro o la bombola, se c'è una bombola piccola, estremamente piccola, o le batterie se non le ho ricaricate. Ma se ho tutto carico, il limite probabilmente, se ho una 11 litri, una S80, potrebbe essere il filtro. Poi ripeto, dipende molto dalla temperatura dell'acqua e dalla profondità. Voi sapete che in profondità il corpo umano comunque metabolizza di più, comunque il freddo incide sul calcolo, sull'algoritmo del calcolo dell'autonomia del filtro, quindi comunque diciamo che è molto variabile. In Mediterraneo, nelle nostre parti, il filtro dura tranquillamente
tre ore e mezzo, quattro da nuovo. Non vi potete sbagliare. Se io continuo, che succede? Che ovviamente nel momento in cui non sta filtrando più, perché il soft Lyme del filtro superiore si è consumato, ho la ridondanza del filtro inferiore che comunque fa quello che non dovrei fare, stare in acqua ancora, ma mi garantisce la continuità di funzionamento della macchina. Quindi cioè, questo potrebbe servire nel momento in cui io scendo in acqua con il filtro, con il primo filtro già usato, e ho una bombola carica, supero, che ne so, se mi dava un'ora di immersione, ne faccio un'ora e mezza, l'altra mezz'ora la uso l'altro filtro. Allora, non è una cosa che assolutamente si fa, si usa solo ed esclusivamente il primo filtro, perché a sto punto tutti quanti potremmo dire, benissimo, un filtro 4 ore, due filtri 8 ore, io posso stare 6 ore in acqua senza cambiare filtri. L'errore più grave che può fare un utilizzatore di circuiti chiusi o semichiusi è risparmiare sui 2,50 euro di filtro o risparmiare sui sensori ossigeno. Sono i due errori che portano a incidenti importanti in subacqueo. Se dovesse succedere, nella malaugurata delle ipotesi, che io vado oltre il tempo stabilito perché mi è successo veramente qualcosa di importante che mi ha portato a intaccare anche il consumo del secondo filtro, io esco dall'acqua e sostituirò entrambi i filtri ripartendo da zero con entrambi i filtri. Sì, ok, era giusto per capire, non per stare otto ore in acqua. La macchina funziona, funziona tranquillamente. Grazie, sì. Prego. Benissimo, quindi dicevo, il funzionamento della parte posteriore della macchina, a parte la batteria, che è una batteria ricaricabile, il cuore della macchina è questo, questa batteria è la batteria centrale. Attenzione, non è l'unica batteria, perché questa è una delle tre batterie, in quanto il computer ha una sua batteria interna autonoma, i solenoidi e la parte cervello del computer all'interno di questa membrana nera che vedete qui, che è soltanto un adesivo nero, questo è un plexiglass trasparente ma coperto, c'è una terza batteria. Tutte e tre le batterie vengono ricaricate da qui in modo automatico, quindi io attacco lo spinotto alla macchina e in automatico posso decidere ricaricare solo questa, ricaricarle tutte, ricaricare solo quella che più scarica, decido io quale batteria ricaricare. Questo è a grandi linee il funzionamento della macchina. In questo momento il computer mi sta dicendo che è una percentuale bassa, che si avvicina al 21%, perché ovviamente sono fuori dall'acqua, e mi sta dicendo che il check pre-jump non è fatto. Nella bombola ho un 36%, nel loop ho chiesto di farmi respirare un 31%. Questa è la vidiata che io ho nel momento in cui inizio la mia immersione. Ovviamente qui c'è 21 perché siamo fuori dall'acqua e il loop, all'interno del loop adesso c'è un 21%, c'è aria di casa mia. Dicevo, l'unico errore che non devo fare ovviamente è dimenticare di mettere i filtri. Fatto questo, non devo avere nessun problema a chiudere la macchina e a fare il mio check pre-dive, che consiste altro nel fare, vi faccio vedere subito, lo faccio perché qualcuno mi ha fatto la domanda prima, ma quanto ci vuole ad andare in acqua dal momento in cui monto la macchina? Bene, ho montato la macchina, sono andato al diving, sono arrivato al diving, ho fatto caricare la bombola e ho inserito i gas che ho precedentemente analizzato della bombola all'interno del computer come gas di fondo,
e ho settato il computer con la miscela che io voglio respirare durante la mia immersione. Connetto la frusta alla macchina, chiedo alla macchina di fare il check pre-immersione. A questo punto dice attendere prego, ha controllato, inizia il vuoto. Faccio una prova vuoto che consiste nel tirare fuori tutta l'aria della macchina e premere ok nel computer. Il computer sta facendo la prova del vuoto, vuol dire che sotto vuoto sta vedendo se ci sono perdite o prese d'aria. Mi chiede di aprire il gas di fondo. Apro il gas di fondo e premo ok. Il computer a questo punto mi sta analizzando il gas di fondo e dice che ho un 36%, quello che io avevo precedentemente impostato. Inizia a respirare e premi ok. Inizia a respirare e premo ok. Respirerò per 20 secondi. La macchina sta facendo le sue prove, sta testando i sensori, sta immettendo nel gas all'interno del sacco. Ok, sensori, ok. A questo punto, passati questi un minuto e mezzo, io salto in acqua tranquillamente. Quanto è passato, ragazzi, da quando io ho montato la macchina a quando mi ha dato check ok? Pochi minuti. Allora, questa è la differenza sostanziale tra la nostra macchina e molte altre macchine sul mercato. Proprio questa facilità nel assemblaggio e nella preparazione della macchina stessa. Ovvio, ragazzi, io adesso ho fatto un assemblaggio veloce per farvi capire come si fa, ma se io, come devo avere, ho sempre le mie checklist a portata di mano, attaccate con un moschettone alla macchina. A casa mi sono seguito la check dell'assemblaggio e al diving ho seguito la check di chiusura, che è quello che ho fatto prima, il controllo dei sensori, la taratura, il mettere i filtri, l'assicurarmi che gli OR siano ben ingrassati, che la valvola di sovrapressione funziona, eccetera, eccetera. Io arrivo e faccio semplicemente questo minuto di operazioni che è il check pre-dive, dopodiché posso andare in acqua tranquillamente perché la macchina mi sta dicendo hai nella bombola un 36%, vuoi respirare un 31, adesso c'è un 34 perché ha sparato gas all'interno del loop, quindi c'è una miscela superiore con ossigeno rispetto a quella che le ho impostato e quando inizierò a respirare ovviamente si fermerà più o meno un punto sul 31%. Adesso sta a 34 perché ovviamente è partita l'elettrovalvola. Nel momento in cui dovessi avere dei problemi di qualsiasi genere all'interno della macchina e la macchina stessa mi chiede di andare in circuito aperto, andando in circuito aperto si attiverà l'elettrovalvola che mi darà ulteriori 25 litri minuto all'interno della macchina che si andranno ad aggiungere ai 5 litri minuto del flusso continuo della macchina stessa che mi porteranno a 30 litri minuto in caso di allarme il consumo della macchina. Vediamo un po' di domande. Va bene, quanta bene, Andrea. Dimmi. Ma se io sono in bailout, si dice, in circuito aperto, sì. Anche se tolgo il BOV dalla bocca, si allaga o no? No. No. In circuito aperto ho un erogatore vero e proprio in bocca, non si allaga più niente, tanto che in acqua ci si butta in circuito aperto, perché se dovesse scappare il BOV dalla bocca o devo parlare, devo fare qualsiasi cosa, io in acqua finché non inizio a fare immersione, dopo aver fatto sempre i 5 minuti di pre-respirazione, è consigliabile sempre, in caso di tuffi in particolar modo, buttarsi con il circuito aperto attivato, in modo che posso tranquillamente tenere
tutto il bob appeso tutto al collo, certo. E non allavo nulla. Certo. Mi chiedono quanta manutenzione necessitano. La classica manutenzione di un erogatore per quanto riguarda il primo stadio, o una manutenzione che al momento la casa costruttrice ci chiede di fare a livello straordinario dopo 5 anni, una manutenzione straordinaria. Per quanto riguarda invece la classica manutenzione O-ring, che ti devo dire? Fruste O-ring fondamentalmente, il resto non c'è nulla da fare manutenzione. Finché non vedo particolari problematiche, i sensori vanno cambiati uno ogni 6 mesi, in modo da non beccare il sensore della stessa partita e dello stesso anno di nascita, quindi cercherò di cambiare mi chiede Michele, passando da un web ricreativo ad uno tecnico, quanto si avverte la differenza tra le due macchine? Web intendi, Michele, scusami, un web ricreativo ad uno tecnico, fondamentalmente nessuno, se non fosse che un web ricreativo, o meglio, qua non parliamo di web ricreativi, web tecnici, perché a livello di tipologia di respirazione è praticamente uguale. Abbiamo una respirazione naturale, una respirazione, che poi sono i vantaggi dell'uso del REB. A parte il vantaggio come autonomia subacquea, abbiamo il vantaggio di respirare in modo naturale, abbiamo il vantaggio che ci dà quella reazione chimica. Abbiamo detto che l'idrossido di calcio combinato con l'anidride carbonica crea carbonato di calcio, ma crea anche umidità, acqua, e calore, temperatura, quindi abbiamo anche questo ulteriore vantaggio di avere una respirazione normale, naturale, ma anche calda e umida. Quindi vuol dire che se io, che sono molto freddoloso, in acqua, in circuito aperto, vado e mi si seccano subito la gola, sento freddo, è perché sto usando un circuito aperto. Molti di noi trascurano il fatto che la maggior perdita di calore che ha un subacqueo durante l'immersione non è quella che si dice di solito, l'estremità, la testa, le mani, i piedi. La maggior perdita di temperatura si ha dalla respirazione, dal respirare quella miscela fredda che proviene dalla bombola. Ricordiamoci che se noi apriamo un rubinetto di una bombola in maniera esagerata o tocchiamo un primo stadio quando il flusso continuo è aperto, si ghiacciano i rubinetti, si ghiacciano i primi stadi. Questo in maniera limitata succede ai nostri polmoni, che ricevono gas in circuito aperto sempre molto più freddo di quello che può darci in un circuito semichiuso. Quindi anche la sensazione di calore in acqua, io che sono uno freddoloso, con questa macchina 1 ora e mezzo di immersione ricreativa a guardare i pesciolini la faccio tranquillamente, cosa che col circuito aperto, con tutta la stagna, io non mi sarei mai sognato di fare, perché comunque si soffre meno il freddo. Ed è una cosa tangibile, che si tocca alla prima volta che si va in acqua con un circuito. Andrea, c'era Miani che voleva chiederti una cosa. Sì, ciao. Scusa, no. Volevo chiederti, abbiamo visto che un filtro di Sofno Lime dura circa 3 ore e mezza di respirazione mediamente, e ogni filtro è mezzo chilo, giusto? È un chilo. Ah, ok, un chilo per disco. Sì, un chilo. Allora mi trovo. No, perché gli altri CCR di solito mediamente hanno la stessa durata e usano un chilo di Sofno Lime, mi sembra, giusto? Sì. Questo è semplicemente due da un chilo, quindi quello che io utilizzo, l'autonomia che mi dà il computer prima dell'immersione è quella di un filtro. Ok, chiaro. Sì, non è uno diviso in due, sono due completi. Ripeto, l'ho detto prima, il secondo filtro a noi serve solo per emergenza. Certo. Veramente non lo consideriamo. Quello è un filtro che se dovesse succedere qualcosa, perché ho fatto male uno dei due filtri, considerate che l'operazione di cambio filtri è tanto semplice, ma è un'operazione che bisogna saper fare. Quindi una volta che metto il Sofno Lime
nel canister, lo devo battere, lo devo comprimere. Certo, se il offline crea malauguratamente delle canalizzazioni, cosa che succede quando il filtro non è stato fatto per bene, succede che l'anidride carbonica si infila in questi canali e passa indisturbata attraverso il soft line. Questo con Revo, con Horizon, non succede, perché se dovessi aver procurato una canalizzazione dovuta a umidità estrema, a aver fatto male il primo filtro, eccetera, c'è il secondo che fa tutto quello che avrebbe dovuto fare il primo. Io neanche me ne accorgo, però ho sempre una sicurezza che nel mio loop arriva sempre il gas che io ho chiesto. Chiaro. Senti, ma in questo caso, qualora il primo filtro fosse stato compattato male, quindi si creerebbero delle cricche per cui il gas passerebbe e quindi interverrebbe poi il secondo filtro, no? C'è un sensore di temperatura che permette al SCR di capire che sta usando il secondo filtro? No, assolutamente. E come faccio ad accorgermene? Dal colore, probabilmente? No, non me ne accorgo. Se io sto usando il secondo filtro, arriverò a fine timer usando un po'. Diciamo che i dati che mi dà il computer sono i dati riferiti ad un filtro. Certo. Ok, quindi fa un calcolo. Al termine delle 4 ore io prendo il filtro superiore, lo butto via, l'inferiore passa come top e l'inferiore sarà uno nuovo. Attenzione, se però sforo, ripeto, la tempistica che mi dà il computer, allago la macchina e lo bagno leggermente e invece di risparmiare dico ah vabbè ma tanto poco, no. Tutte e due i filtri, assolutamente. Però in questo caso tu dici il primo lo tolgo e metto il secondo, perché questa è la prassi, perché il secondo è pulito e quindi lo vado a inserire come primo. Però nel caso in cui si è creata una cricca nel primo e sto usando il secondo, no? Sì. Io non me ne sono accorto, perché se succede qualcosa, succede una cosa che in minima parte, ma in minima parte veramente, gli si va a intaccare il secondo filtro. Considerate, ragazzi, che questa è una cosa che io vedo quando tutti i giorni cambio il filtro della macchina. Il filtro della macchina, quando lo butti nel cestino, ti accorgi quanto è consumato, perché la parte consumata che ha reagito chimicamente rimane compattata, esatto. Si crea una pallottola. Ecco, io ve lo dico, ma fate finta di non sentire, poco più della metà di un filtro viene utilizzata nelle 4 ore di macchina che effettivamente il computer dà. Certo, io sono in condizioni di consumo metabolico abbastanza basso, perché sono fisicamente allenato, perché scendo in acqua, non in acque freddissime, però comunque sappiate che in condizioni regolari, infatti nelle istruzioni della macchina si parla chiaro, per utilizzo sotto i 15 gradi, i filtri ogni immersione si cambiano tutti e due. Ok? Chiarissimo, grazie Andrea. Allora, volevo continuare a questo punto con la mia presentazione, perché sennò vi faccio fare notte. Ecco, qui abbiamo visto appunto, ve l'ho fatto vedere dal vivo, sia il sistema interno di Horizon, il funzionamento, vedete il manifold di partenza è in alto, poi da qui arriva il tubicino che serve col flusso continuo la mia macchina con i 5 litri minuto sempre. Un altro tubicino va ad integrare a comando, a seconda di quando i sensori lo comandano, un po' di gas nella macchina. Un terzo tubicino mi dà la possibilità di fornire la parte inferiore. Insomma, praticamente sembra così complesso, ma il funzionamento dell'SCR Horizon è veramente, veramente semplice. E come mi insegnate, tutto ciò che è semplice, c'è sempre poca roba che si rompe. Vedendolo senza i filtri, abbiamo visto la valvola di sovrappressione che si attiva nel momento in cui c'è una sovrappressione appunto all'interno dell'apparato respiratorio. La valvola di aggiunta automatica permette la respirazione normale durante una discesa quando i sacchi sono sotto vuoto. La componentistica elettronica è tutto in questo comparto qui. Eccolo qua. Andrea, ci sei?
Non ti sentiamo più. Abbiamo qualche problemuccio con la connessione di Andrea. Di Andrea. Sì. Praticamente è sparito, si è teletrasportato. La sirena. La sirena. Sta facendo un'immersione con l'USCR. No, sta facendo un'immersione con la sirena nuda. No, questo è io. Non lo so, ma gli mando un messaggio. Ci sono, eccoli, ci sono. Eccolo, è tornato. Nel momento in cui, dicevo, dovessimo decidere di fare il secondo step del corso, cioè il corso XR, quello che ci abilita a 40 metri fuori curva, usiamo la bombola decompressiva. Mentre il primo step di corsi, il primo corso, ci abilita a 30 metri in curva, il secondo corso, quello chiamato XR, è 40 metri. Quindi attaccheremo la bombola decompressiva. Attaccando la bombola decompressiva, avete la mia schermata davanti? Sì. Attacchiamo la seconda frusta. Bene. In questo caso io dirò al computer: vedi computer che non ho soltanto un gas, ne ho due, quindi imposterò il gas all'interno della bombola, di entrambe le bombole, imposterò il set point che voglio avere nel mio loop di entrambi i gas, calcolerò la mod della bombola decompressiva in modo da iniziare la decompressione alla mod adeguata. Nel momento in cui arrivo alla profondità adeguata per iniziare la fase decompressiva con il gas iperossigenato con la seconda bombola, non dovrò fare altro che aprire un rubinetto. Questo. Nel momento in cui apro il rubinetto della bombola decompressiva, il primo stadio della bombola decompressiva è tarato a un bar e mezzo circa in più rispetto al primo stadio della bombola di fondo. Quindi vuol dire che, per una questione di fisica, entrerà nella macchina solo il gas decompressivo. Non faccio altro che switchare il gas all'interno del computer e dire: ho cambiato gas, inizia a calcolarmi la decompressione col gas decompressivo, e ho iniziato la mia decompressione senza togliere nulla dalla bocca, respirando sempre dal mio bocco, continuando a respirare tranquillamente da quello che usavo prima. Ho semplicemente aperto un rubinetto. Tutto chiaro, ragazzi? Semplicemente per una questione di taratura di primo stadio. Entrerà il gas della bomba decompressiva invece che quello del gas di fondo. Bene, siamo tornati a noi. Mi sentite, giusto? Sì. Andrea, sì. Caratteristiche tecniche della macchina sono, a parte altezza, larghezza, spessore, che ci interessa poco o niente, quello che è molto interessante sono i 12 kg di peso senza erogatori, vediamo. Ma quindi sono erogatori dedicati? Allora, Bruno, non sono erogatori dedicati, sono dei primi stadi. Ovviamente, quando compro la macchina, la casa costruttrice mi manda i due primi stadi, se la compro completa con il kit deco, i due primi stadi già tarati, ma sono dei normalissimi primi stadi tarati così come dice la casa madre. Il resto sono degli normalissimi erogatori ossigeno compatibili o puliti a ossigeno, con una particolarità che è data da questa frusta, la connessione. La cosa unica che serve appositamente quando io viaggio all'estero è la frusta di connessione, questa femmina che va a connettersi col maschio che è attaccato alla macchina. Quindi gli erogatori sono dei normalissimi erogatori che sono dedicati solo perché tarati in modo diverso uno dall'altro, in modo che in fase decompressiva possa aprire semplicemente il gas di deco per iniziare la mia decompressione. È stata valutata la possibilità di aggiungere elio alla miscela di fondo? No, assolutamente. È stata costruita questa macchina per l'uso esclusivamente ricreativo ed entro i 40 metri. Qualcuno di voi ancora non me l'ha fatta la domanda, mi ha chiesto se posso metterci nella bombola lì aria.
La domanda segue una risposta abbastanza semplice. Se io metto aria nella bombola, la normativa c'è, mi dice che per certificare una macchina, anche nel caso estremo di un tasso di un consumo metabolico, voi sapete che il consumo metabolico di un subacqueo va da 0,6 a, diciamo, dipende poi dalla stazza e dalla massa grassa, massa muscolare di ognuno di noi, però diciamo che dipende molto il consumo metabolico. Quindi al massimo del flusso e al massimo del consumo metabolico, la macchina ci deve dare sempre una miscela normossica. Questo vuol dire che per conteggi, per calcoli che si insegnano durante il corso Horizon, se io non uso una miscela nella bombola di un minimo 30%, non ho questa garanzia. Vuol dire che finché uso una Nitrox 30 nella bombola e anche un 28 per andare a 40 metri, la casa costruttrice, le normative mi assicurano che anche nel caso in cui la macchina va in bailout, il subacqueo va in affanno, trova corrente, fa freddo, consuma un sacco di ossigeno e la macchina ne consuma altrettanto, il consumo e il tasso mi garantisce comunque, pur avendo un 30, un minimo di un 22%. La risposta è nata e quindi l'abbiamo avuta di conseguenza. Se ci metto un 21, nel caso in cui la macchina dovesse aprirsi in bailout e darmi più gas perché sono in emergenza, mi darebbe una miscela ipossica. Chiaro? Ragazzi, un impegno. Ciao Fabio, ciao. Ok, quindi torniamo a noi. I filtri contengono un chilogrammo ognuno, come dicevamo prima, ci sono dei sistemi di zavorra integrati all'interno della macchina che sono dati da due contenitori dentro i quali mettiamo tranquillamente delle zavorre da anche 2 kg l'una, perché come vi dicevo all'inizio la macchina è positiva, quindi ha bisogno di un po' più di zavorra. All'interno di questi scomparti, uno sopra e uno sotto, io posso mettere delle zavorre integrate per far sì che non debba caricare troppo la schiena. Un imbrago è unico, completamente regolabile dalla XS alla XXL. Il boccaglio con l'acciolo di sicurezza è un boccaglio che mi garantisce sempre e comunque la posizione in acqua confortevole in bocca del bob, e anche in caso eventuale straordinario di perdita di conoscenza del subacqueo, un lacciolo che mi tiene il bob sempre in bocca mi garantisce sempre di avere le vie respiratorie asciutte e non allagare la macchina. Oltretutto, 2 sensori di ossigeno, il tempo dei rimanenti dei filtri calcolato da un computer, come dicevo prima, in base a 2 parametri, temperatura e profondità. Durante la fase di discesa vedrete che il tempo di autonomia diminuisce leggermente, ma molto, di pochissimo. Diminuisce invece un po' di più se fa molto freddo. Il SoftLime è molto sensibile al freddo. La macchina non richiede nessuno strumento per la preparazione. Limite di utilizzo 30 metri per l'utilizzo della macchina con una bombola, 40 metri per l'utilizzo della macchina con le 2 bombole, quindi con la bombola decompressiva, PPO2 in immersione minimo 0,22, massimo 1,6, che sapete essere il range del normossia fino all'iperossia, oltre l'1,6, temperatura di utilizzo da 4 gradi a 34 gradi, materiale fissante consigliato dalla macchina SoftNoLime 797, che si compra in taniche da 20 kg. Ho fatto un calcolo considerando il prezzo del SoftNoLime, un'immersione mi costa 2 euro circa, 2,50 euro circa. Questi sono calcoli che ho fatto grazie a domande che mi hanno fatto durante i miei incontri online. La durata del computer, eccola qua, viene data dalla temperatura, con un consumo metabolico comunque medio-alto, sempre superiore alle 3 ore. 3 livelli di ridondanza, ognuno alimentato da batterie diverse, quindi
come vi dicevo, ogni parte elettronica, computer, cuore e batteria, sono tre batterie diverse. Tutte le batterie del sistema possono essere caricate da un unico attacco, quello che vi ho fatto vedere prima. Il computer integrato è un computer nato per Horizon in scocca in metallo, che utilizza un algoritmo Bullman con gradient factor, i gradient factor impostabili dal settabili dall'utente, sistema di gradient factor dal subacqueo, dicevo, sistema di controllo HUD, che è questa spia che si attacca al bob. Questa adesso non la vedete, vediamo se ve la faccio vedere. E questa qui è una spia che dà il rosso se c'è un allarme e il verde se invece va tutto bene, ed è posizionata precisamente davanti alla nostra maschera. Omologato c'è fino a 40 metri. Vediamo un po' di domande, finita anche questa slide. Tempo di ricarica per le batterie. Allora, preciso che con una batteria si fanno un numero di immersioni abbastanza elevato. Diciamo che quando la batteria sta verso il 40%, anche perché sotto il 25% non ti fa fare il check pre-dive, per una questione poi di durata di immersione, ci impiega dipende da quanto è scarica, comunque da mezz'ora a un'ora, diciamo che hai la ricarica totale della batteria. Ovvio, se sono tutte e tre scariche ci impiegherà un po' di più, perché tramite l'attacco USB centrale poi dovranno ricaricarsi tutte le altre due batterie. E andiamo avanti con un riassunto di quello che abbiamo detto. Abbiamo visto quindi cos'è e come funziona un SCR in modo generico. Vi tolgo la mia faccia dallo schermo, che non era bellissima. Ok, adesso non vedete più il subacqueo, no? No, ok. Dicevo, abbiamo visto cos'è e come funziona un SCR, abbiamo visto le caratteristiche principali dell'SCR Horizon. Ovviamente nel tempo permesso ho detto tutto, ma a grandi linee, non sono entrato nei particolari, perché se devo iniziare a parlare di tutti i particolari di valvole a fungo eccetera faccio un corso e non è il momento, ma comunque l'importante è che sia stato chiaro sulla semplicità della macchina e la semplicità di utilizzo. Abbiamo visto la differenza di consumi sostanziale tra un circuito aperto e un circuito chiuso e tutte le peculiarità di Mares Horizon. Due notizie sui corsi. I corsi vengono gestiti da istruttori Horizon. In questo momento siamo in tre in tutta Italia che gestiamo i corsi Horizon. Io non sono, e questa è una cosa che mi piace sottolineare, non sono l'istruttore di Mares in questo momento, ma di istruttori ce ne sono altri. Io sono la persona delegata da Mares in questo momento a far partire questo progetto, quindi a formare i primi titolari di centro, come può essere Ciro, che poi successivamente faranno le proprie ore di addestramento autonomo in acqua, 40 di preciso se non si hanno già degli altri brevetti REB, dopodiché si accede poi al brevetto istruttorio. Mentre per il secondo livello, quello che prevede la bombola decompressiva, sono un paio di tuffi in acque libere in più, il brevetto abilita immersioni entro 40 metri e fuori curva di sicurezza. A questo punto io mi dedicherei un attimo a qualche... c'è qualcuno che se ne deve andare, ma è giusto anche perché sono le 8:35, abbiamo parlato tanto, mi ha fatto tanto piacere vedere 70 persone durante una presentazione, cosa che devo ringraziare, cosa mai successa, e devo ringraziare per questo Ciro, credo, perché veramente ha fatto una bellissima promozione, e spero che oltre il risultato a livello di numeri possa essere stato questo anche un risultato a livello di soddisfazione
riguardo tutti i dubbi che possano esserci stati o che ci siano ancora, spero di no, sulla macchina. Io sono a vostra completa disposizione per tutte le domande che vogliate farmi adesso, perché io di tempo, se volete, ne ho ancora, o tramite Ciro. Scusa Andrea, giusto un'informazione. Tu dicevi che avendoci già il brevetto REB, io ho già un brevetto REB, sempre un circuito aperto, quindi potrei prendere tutti e due, subito tutti e due i brevetti? Allora, tutti e due subito i brevetti si possono prendere, perché è un corso che richiede semplicemente il brevetto Nitrox e il brevetto DIP, è l'avanzato, è 24 immersioni. Quindi tutti e due i brevetti si possono prendere o in un'unica soluzione, un corso di 4-5 giorni a secondo di quante acque si riescono a fare, di quanti minuti in acqua si riescono a fare. E quello che dicevo che fa la differenza tra le 40 e le 50 ore invece è per accedere eventualmente al brevetto istruttore. Se uno è già istruttore di altre macchine, bastano meno ore rispetto a uno che non è istruttore già di altre macchine. Ma i corsi da user, diciamo così, possono essere approcciati tranquillamente in un'unica soluzione o in due, se è più comodo, da chiunque abbia i requisiti che, ripeto, sono brevetto Nitrox e brevetto DIP, con un advanced con 24 immersioni. Altre domande prima dei saluti? Io sono, ragazzi, scatenatevi, perché a parte che, ripeto, dopo mi potete chiamare e chattare su qualsiasi forum, su qualsiasi piattaforma, Facebook, Instagram, numero di telefono, chiedete prima di andare per sentito dire, perché purtroppo nel mondo della subacquea, ma anche in altri mondi, purtroppo il sentito dire è la cosa che fa il peggior risultato. Chiedete informazioni prima di credere alle leggende metropolitane su questa macchina, perché veramente se ne sentono di tutti i colori. Prezzo compreso i corsi, il prezzo della macchina al momento è di 4.990. Io do il prezzo di listino pieno, perché poi ognuno ha il suo contatto di riferimento. I centri Horizon in questi momenti in Italia sono vari, ne stiamo formando un po', quindi ogni zona ha i suoi centri. Per quelli che hanno partecipato a questa presentazione, mi auguro che si rivolgano tutti a Ciro, se sono della zona di Ciro, ma comunque possono contattare me o Mares direttamente tramite sito della mares.com. Ci sono pubblicati rivenditori e centri Horizon. Il costo dei costi dipende da tanti fattori. Non dico prezzi, perché potrei essere più alto o più basso dei miei concorrenti in base a 4.990, non in versione d'eco. La versione d'eco ha un interrogatore d'eco in più, che sono 250 euro circa. Ma si avvicina. Dicevo, non faccio prezzi di corsi, perché sarebbe un mancare di rispetto per altri istruttori che lavorano in ambito nazionale. Io ripeto, non faccio l'istruttore per Mares, io faccio l'istruttore per il mio centro, ma non vado in altre zone se non mandato da Mares per motivi particolari a fare corsi. Quindi ogni zona ha i suoi costi di piscine, di confinate, di gestione di gas, di gestione del punto di immersione, del diving diverso. Io ho un diving, ho le acque confinate mie, e quindi sarebbe una mancanza di rispetto dare prezzi dei corsi. Comunque, se avete bisogno di informazioni, rivolgetevi a Ciro, perché vi darà anche l'informazione della parte didattica, assolutamente. Altre domande, ragazzi? Andrea, io ti volevo ringraziare, è stato fantastico vedere, insomma, è stato molto istruttivo e mi è piaciuto un sacco, insomma, questa presentazione, quindi complimenti, mi ha fatto piacere. E grazie. È stato davvero, sì, un approccio nuovo, perché alla fine, insomma, si sa molto poco, insomma, di questa macchina.
Sì, è fatto davvero bene, quindi insomma è abbastanza bello, insomma è stato abbastanza interessante. Io non so se sono stato... No, chiarissimo, chiarissimo. Ho cercato di parlare una lingua che potesse essere comprensibile un po' da tutti. Sì, io vedo in chat ci sono personaggi come Gabriele Paparo, me ne viene uno per tutti, non faccio altri nomi, che sul mondo dei rap, dei circuiti chiusi, mi potrebbe fare da maestro, ma vedo tanta gente che ha semplicemente un corso avanzato e mi fa piacere aver parlato più o meno con una terminologia media che potesse essere stata comprensibile un po' a tutti. Quindi se avete altre domande fatemele, perché sono, ripeto, qui o tramite Ciro risponderemo a tutti i dubbi. Andrea, la macchina bisogna acquistarla o si può, avendo fatto il corso, cioè noleggiarla, cioè nel senso fare immersioni con la macchina noleggiata? Allora, dipende dal centro Horizon al quale ti riferisci, ti rivolgi. Ovviamente ci sono centri che si sono organizzati anche per fare delle prove in acqua, ci sono dei centri che hanno le macchine a disposizione per essere noleggiate, ci sono dei centri che hanno solo esclusivamente le macchine in vendita. È ovvio che chi decide di fare il corso, 99% dei casi compra la macchina, perché fare un corso e non comprare la macchina per una questione igienica, per una questione personale, io, visti i vantaggi molteplici dell'uso di un SCR, farei il corso solo se, a meno che non è la curiosità che mi porta a spendere queste 700-800 euro di corso, vabbè, mi tolgo la curiosità, me la noleggio e poi vedrò se comprarla o meno. Credo che con i metodi di pagamento dilazionati, le varie finanziarie, per chi magari non ha budget questa spesa, sia una spesa comunque alla portata di tutti, anche in proporzione ai vantaggi che la macchina dà. Quindi dipende molto dal, rispondendo alla domanda, dipende molto dal centro Horizon al quale ti riferisci e ti rivolgi. Ce ne sono alcuni che hanno anche le macchine in prova. Stiamo organizzando in giro per l'Italia, questo sempre per conto di Mares e non come istruttore, delle giornate che siano, Covid permettendo, una giornata più in presenza rispetto a una presentazione online, e speriamo che queste restrizioni ci portino presto a rivederci dal vivo e a andare in acqua insieme dal vivo. Lo speriamo tutti. Sì. No, bene. Ma diciamo, poi una volta che hai la macchina è chiaro che fai dei gruppi di subacquei, di immersioni, che, perché tu te la puoi acquistare, ma poi cioè devi andare sempre, no? Devi andare in un centro. No, assolutamente. Tu puoi andare con la tua macchina in qualsiasi centro e fare la tua immersione con la tua macchina insieme a subacquei che usano il circuito aperto, perché no? Ah, boh, ok, è compatibile, cioè. Certo, anzi, sì, anche perché certo. Il range è 40 metri, quindi sei comunque nell'ambito, diciamo, di ricreativo. Sì, però sì. Se io posso stare, che ne so, più tempo. E questo è il problema storico, ma non solo di Userab, ma anche dei miei amici fotografi subacquei, ce ne sono un bel po' in linea. E bisogna ovviamente stare con le tempistiche di un diving. Se un diving ti dà la possibilità di fare un'ora d'acqua, come spesso succede ai diving che hanno piacere a far fare un po' più di fondo alla gente, tu hai la possibilità di avere una serie di vantaggi, quello di stare più tempo in curva, perché sapete benissimo che nei diving difficilmente, se non col brevetto apposito, vi fanno uscire fuori curva, vi fa respirare una miscela nitrox, quindi una maggiore sicurezza sempre e durante le immersioni successive, perché accumulate meno azoto, quindi nel caso in cui di immersioni ripetitive durante la stessa giornata voi siete agevolati da un uso del nitrox, siete anche fisicamente durante una settimana di vacanza più riposati grazie appunto all'uso dell'ossigeno, però non potete chiedere al diving di stare 2 ore e mezzo d'acqua e far aspettare tutti gli altri.
ovviamente, però sfruttiamo tutti i vantaggi. Voi mettetevi nel caso in cui andate a fare una crociera subacquea e vi portate nel vostro zainetto il vostro Horizon, arrivate nel diving, vi noleggiate la vostra bombola e vi fate le 2-3 immersioni al giorno senza portare giù mai nulla, senza cambiare bombola, senza respirando sempre nitrox, avendo dei tempi abbastanza autonomi. Mettete di stare in coppia e andare da terra a fare immersione su un reef davanti all'albergo o da terra a Santa Caterina di Nardò per fare un esempio come un altro, e stare 2 ore sott'acqua a 15 metri, perché a me piace fotografare e mi piace stare 2 ore d'estate sott'acqua e non devo dare conto a nessuno. Mi piace fare ricerca scientifica o monitoraggio ambientale, cosa che sta risultando molto, molto vantaggioso per chi fa questo tipo di attività, e ho per motivi lavorativi l'esigenza di stare 2 ore o 3 ore a 10 metri. Ecco, Horizon ti dà la possibilità di fare queste cose. Qualcuno durante un'immersione ultimamente ha fatto un'immersione con me, e io sono uscito, se non mi sbaglio, ho consumato un centinaio di bar dopo 1 ora di immersione, e questa persona, un amico tra l'altro, dopo quasi 1 ora di immersione, lui era con un bibbo, mi ha detto: ma anch'io ho consumato più o meno quanto te. Ha fatto la battuta come per dire: perché devo spendere 5.000 euro per fare più o meno gli stessi tempi, quando io in un bibbo ci posso mettere del nitrox e fare gli stessi tempi tuoi? Siamo stati a 10 metri e abbiamo fatto più o meno gli stessi tempi. Io sono uscito con 80 bar, tu hai consumato 80 bar, che sono una cosa diversa, prima di tutto. E poi la cosa bella è che se fossimo andati a 30 metri, io non avrei risentito la pressione ambiente. Cioè il per 4 bar non l'avrei fatto. Tu il tuo consumo l'avresti moltiplicato per 4. E quella è la differenza che fa un circuito semichiuso da un circuito aperto, la differenza sostanziale. Per non parlare poi del potere termico, per non parlare poi del respirare sempre nitrox, per parlare poi del respirare sempre una miscela comunque gradevole anche nel sistema respiratorio, perché è umida e perché è calda. Devi comunque avere dei compagni o almeno un compagno che abbia pazienza, sì. Come o te. Che abbia tante bombole e tanta pazienza, o che abbia una macchina come tua, sì. O che consuma poco. Mi chiedono i costi dei sensori. Andrea, i sensori sono dei normalissimi sensori che vende Mares con marchio Revo. Si trovano a 60-70 euro a sensore, dipende da dove si comprano, ma comunque dai 60 ai 90 in base a dove si compra al negoziante di fiducia. Comunque sono dei sensori che si trovano tranquillamente in commercio. Mares ce li ha, come ha tutti i pezzi di ricambio disponibili in questo momento, sensori, guarnizioni, valvole, Sofnolime, disinfettante, perché vi ricordo che per far usare la macchina ad una persona che non ha la propria, bisogna usare l'apposito disinfettante. L'apposito disinfettante è quello che Mares e Revo oggi consigliano, è il Varcon S, che è un disinfettante per uso veterinario, per disinfettare qualsiasi oggetto, strumento ad uso veterinario. Agisce velocemente e in maniera efficace, quindi basta mettere la macchina a bagno qualche minuto con questo disinfettante, e nel caso in cui si debbano fare delle prove, delle giornate prove con una macchina a noleggio, noi disinfettiamo tutto sempre, a maggior ragione in questo momento di Covid, con i disinfettanti appositi. Quindi sensori, disinfettante, pezzi di ricambio, la Mares sta dando ai propri centri Horizon tutto ciò che serve per la manutenzione ordinaria e il materiale di consumo per l'uso della macchina. Comunque la sostituzione del sensore dopo 6 mesi. Consigliabile la sostituzione di un sensore alla volta ogni 6 mesi, per ovviare al problema che un sensore difettoso, cambiandolo insieme ad un altro della stessa partita, dello stesso lotto, perché i sensori vengono prodotti a lotti,
siano difettosi nello stesso lotto, sia un lotto difettoso, e io vado a comprarmi due sensori dello stesso lotto e li metto tutti e due difettosi nella macchina. Per ovviare anche a questo problema, io cambio un sensore ogni 6 mesi di un lotto diverso, sempre uno dall'altro, e ho la sicurezza estrema che se non mi funziona uno perché è difettoso, l'altro, quello che controlla, che dà il controllo incrociato, mi faccia sempre da allarme per tutto ciò che possa non funzionare. Altre domande al volo? E poi vi lascio. Andrea, sì. Io ho la fortuna di potertele fare dal vivo, quindi ecco. Ti saluto, ti abbraccio e spero di vederci presto. Ciao Simone, a presto. Buonasera a tutti. Ciao, ciao. Quindi Ciro, se nessun altro ha domande, io direi che lascio a te la chiusura della serata e saluto tutti dando la mia disponibilità assoluta per quanto riguarda qualsiasi tipo di informazione. Ciao a tutti ragazzi, buona serata. Buona serata, vi ringrazio a tutti quanti e soprattutto ad Andrea che sei stato molto professionale, molto diciamo bravo nella spiegazione, quindi molto semplice. E la macchina è molto bella, è molto sorprendente per la sua semplicità d'uso e ne vedremo delle belle, perché immagino per i fotografi subacquei o per chi fa le videoriprese, usare questa macchina con queste autonomie e col fatto che faccia poche bolle, molto leggera, la puoi portare a destra e a manca, insomma è un vantaggio non da poco. Poi io ho fatto dei calcoli alla mano, prezzi al pubblico, non prezzi al pubblico. Se uno si attrezza con una configurazione d'eco in circuito aperto, ma ci arriva tranquillamente a questi soldi qua, tra stage, mutastagna, gav tecnico e questo e quello, e moschettoni vari, computer, trimix e bla bla, ci arrivi. Questo comunque è un apparecchio che è completo, c'è un computer, c'è un gav tecnico, c'è il bov, ci sono i canister, insomma è un bel giocattolino, guarda, per me non è da sottovalutare, il costo non è nemmeno tanto eccessivo. Infatti, assolutamente, consideriamo che questa macchina va a sostituire tutto il sistema di jacket, secondo rogatore, primo rogatore, bombola, tutto quello che abbiamo dietro la schiena durante un'immersione in circuito aperto, quindi non dico che il valore è quello, ma siamo lì. Poi se io vado a sciare, spendo 1.000 euro per un paio di sci, o mi piace andare in mountain bike e ne spendo 3.000 per una mountain bike carbonio, se mi piace andare sott'acqua e stare 2 ore sott'acqua in piena autonomia, certo. Vedo di fare il possibile per cambiare modo di andare sott'acqua, insomma. Dipende molto dalle ambizioni di ognuno di noi. Perfetto, io direi che se non avete altre domande possiamo... Sì. Ciao. Volevo ringraziare tutti, grazie Ciro, grazie Andrea, eccellente presentazione, eccellente prodotto, veramente. I miei dubbi li ho sviscerati e sono stati chiariti in modo molto esaustivo, quindi belle, grazie di tutto. Grazie a voi ragazzi, grazie a voi. Grazie a voi, ci si vede presto sicuramente, speriamo che si esca presto dalla zona rossa, da questo lockdown forzato, in modo tale da andare tutti in acqua. Se ci saranno richieste, mi auguro di sì, Andrea sicuramente verrà qua in sede da noi a presentare la macchina dal vivo e così possiamo fargli altre domande. E toccare con mano questo bel giocattolo, perché lo devo... Sì, io verrò a Portici per fare il corso e sarà piacere, veramente un grande piacere, eventualmente ripetere la presentazione dal vivo ed eventualmente accogliere qualcuno di voi al corso, perché no, tramite Ciro vediamo di fare un bel gruppetto, vorrei iniziare a far capire che veramente il progetto è valido, la macchina è valida e i vantaggi sono veramente tanti. Grazie a tutti ragazzi. Ciao, grazie a tutti. Buona serata. Ciao. 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 Ciao Eli. Mi è mancato.